Ciao ragazzi, oggi giocheremo a Guess the Player Juventus Edition. Allora, vabbè, questo è facilissimo. Giorgione, Giorgio Chiellini. È stato un grandissimo capitano, mi ha aiutato tanto nella crescita, nel capire cosa rappresenta questa maglia ed è una leggenda sicuramente di questa società. È Danilo, giusto? Anche lui da poco, no, è diventato capitano ed è un grande leader. Nello spogliatoio ci dà sempre una mano a far capire cosa significa veramente indossare questa maglia, far parte di questa società e di questa grande famiglia. Vicenza, Atalanta, Juventus. Ma no, dammi in che anni ha giocato. Padoin, giusto? Ha giocato in Vicenza, non lo sapevo. No, mi fa ridere perché quando l'ho affrontata a Cagliari, che purtroppo per lui lo saltavo sempre, quindi glielo rammento tutti i giorni. No, scherzo, però. Comunque ho un grande rapporto con lui ed è comunque gli anni che è stato qua, ha vinto anche scudetti ed è stato un giocatore importante. Gigi Buffon, io Gigi comunque lo conosco dai tempi di Parma, anche se non me lo ricordo bene, però lui si ricorda di me perché mi ha preso in braccio quando ero veramente piccino, quindi mi ricordo una scena che me la racconta sempre mio padre, che entrò in casa e che aveva questi capelli sparati, no, col gel. Appena lo vidi iniziai a piangere, proprio a piangere, mi racconta sempre questa storia, però ovvio quando l'ho rincontrato qua alla Juventus è stato veramente un onore giocare con lui e vederlo ogni giorno, perché lui è, nel suo ruolo è veramente stato una leggenda di questo sport. Può essere Tech, giocato nel Brentford, non lo sapevo. Arsenal me lo ricordavo perché me lo ricordo in Champions League che lo guardavo quando ero più piccino. Higuain. Mi ricordo l'esordio che ho fatto in Serie A quando giocavo alla Fiorentina, che ho esordito proprio qua allo stadium contro la Juventus e fece gol lui, 2-1, quindi quello me lo ricordo bene. Ah no, sì, Zidane. Vabbè, fenomeno, fuori classe assoluto. Mi sarebbe piaciuto giocare anche con lui. Boca, Juventus, Tottenham. Fammi vedere gli anni. Bentancur? Ok. E anche lui è ritornato da un infortunio come il mio e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. È un giocatore fortissimo per me, mi è dispiaciuto quando è andato via. Comunque ha un grande futuro davanti a sé. Lecce, Roma. Pjanic. No? No, ma Pjanic non ha giocato in Lecce. Vai con le date, per favore, grazie. Chi ha giocato? No, dimmi il ruolo, per favore. Attaccante. Vucinic. Ok. Anche questo. Monaco, Parma. Juventus, Barcellona. Vai. Turam. Abbiamo una foto da quando giocavano insieme mio padre e lui al Parma con me e suo figlio, che anche lui adesso gioca in Serie A e sta facendo molto bene. E niente, questo è l'unico ricordo che ho del giocatore. Ciao ragazzi, spero vi siate divertiti. Un abbraccione, forza Juventus fino alla fine. Ci vediamo domenica in campo. Ciao.